Il percorso che ha messo in campo, è diventato sindaco della sua città, credo che sia il più bel riconoscimento che si possa fare. Sono passati un po' di anni, ma hai raggiunto un obiettivo ben più importante per il Consiglio di Amministrazione. Quindi sentendolo parlare, pensai quelle parole di una ventina d'anni fa, 15 anni fa, sono state molto importanti. Tutto bene. Da 10.000, 20.000 persone ogni giorno, prende assolutamente la particolare conformazione morfologica della nostra città, non vede un'unica via di accesso. Vuol dire fare le loro scelte sulle linee guida per dare il proprio territorio. E i problemi della mobilità nella nostra costiera amalfitana li conosciamo, sono significativi, hanno una lettura che sicuramente può essere. Abbiamo sostenuto con risorse proprie il costo degli ausiliari per costiera amalfitana, ma anche per andare giù verso il Cilento, proprio per consentire una mobilità diversa che non un concetto di mobilità che per vari motivi diventa difficile. Quindi vi invito a farvi trovare pronti, a sviluppare e riprendere anche progetti vecchi, perché con gli amici dei comuni, perché noi quando facciamo le linee un bypass, oggi credo che stiamo proponendo il primo lotto di un bypass che sarà più ampio. Quindi va bene la mobilità per la qualità della vita, ma la qualità della vita è anche stare insieme in maniera sana. E abbiamo già chiesto negli scorsi giorni, tramite il comando di polizia municipale, la convocazione di un nuovo tavolo per riproporre priorità per poter migliorare la presentazione dell'intervento. Insieme ai colleghi sindaci ci siamo impegnati. Con Luca Cascone stiamo trattando numerosi temi. Dicevo prima, ci siamo trovati a sedere.